Oggi partiamo con una lezione che riguarda la creazione di un elemento di design. Creiamo quindi con il software Aspire versione 9 un nuovo file. Gli diamo una dimensione di 300x300, spessore 20 mm. Consideriamo il nostro Z0, la quota iniziale, sulla superficie del materiale e prendiamo la nostra origine in basso a sinistra del materiale. Come risoluzione adottiamo sempre quella più alta. Ora, di standard, la più alta è quella definita molto alta, poi c'è un trucchetto per farla diventare anche estremamente alta, ma non lo vedremo in questo momento. Diamo ok e creiamo quindi il nostro modello. Abbiamo la nostra solita vista 2D e la vista 3D che ovviamente in questo momento è vuota. Bene, iniziamo col creare il nostro primo elemento. Andiamo nel disegno poligono. E impostiamo come poligono un numero di lati uguale a 6, quindi voglio lavorare con un esagono con un raggio di 30 mm. Facciamo crea, chiudi, qua viene creato il nostro esagono. Lo mettiamo in centro al foglio di lavorazione tramite il comando di allineamento, chiudiamo e poi banalmente incominciamo ad applicare questo esagono per mettere altri esagoni sui lati dell'esagono principale. Quindi lo selezioniamo, Ctrl-C e Ctrl-V per duplicarlo, viene ovviamente duplicato sulla stessa identica posizione, lo spostiamo con il mouse e quello che è bello del software Aspire è che ha uno strumento di allineamento per vertici direi discretamente preciso, quindi se noi ci avviciniamo lui viene e si aggancia sull'esagono precedente. Ancora Ctrl-C e Ctrl-V, lo spostiamo e andando a prendere l'angolino, vedete che il mouse cambia forma e diventa un mirino col centro quadrato, andiamo, ci avviciniamo e lo agganciamo lì. Ancora per altre 4 volte, quindi Ctrl-C e Ctrl-V, andiamo sempre all'angolino, ci avviciniamo e lo agganciamo. E ancora. Ancora. Ok, e ancora l'ultima volta. Ok, bene, allora, questa sarà la nostra geometria di partenza. Cosa possiamo fare con questa geometria? Tante cose. Andiamo nello strumento di modellazione e gli diciamo che vogliamo, selezioniamo ad esempio questo esagono. Andiamo nel crea forma che ci permette di dare una sezione al nostro esagono e gli diciamo che lo vogliamo inclinato. Quindi andiamo ad abilitare l'inclinazione e andiamo a scegliere i punti dove deve essere inclinato. Quindi premiamo set, andiamo sul primo lato del nostro esagono esterno e ovviamente sempre quando il nostro mouse cambia e diventa così vuol dire che siamo al punto di mezzo del lato. Premiamo il primo punto e andiamo all'opposto, sull'altro lato, e prendiamo il secondo punto. E era già impostato 10 gradi, ci può andare bene, lasciamo 10 gradi e oltre a questo gli diciamo anche che vogliamo che questo elemento sia fatto con l'unisci superiore, ovvero tra questo elemento e tutti gli altri che andremo a fare in seguito vincerà il più alto, senza ad andare ad aggiungere quote a quote, quindi verranno fusi vari elementi tra di loro. E quello che prevarrà sull'altro sarà quello più alto rispetto al piano 0. Facciamo applica e avvia un nuovo componente perché ovviamente non ci fermiamo qua. Selezioniamo l'altro esagono e esattamente come prima andiamo a prendere il nostro comando inclina, set e anche da qua da metà a metà. I gradi sono già impostati e un isci superiore è già impostato. Applica e avvia un nuovo componente ancora. E continuiamo così fino a fare tutti e 6 i nostri esagoni esterni, quindi da qua a qua. Pardon, non me l'ho segnato, chiedo scusa. Quindi inclina, set, da qua a qua. Ok, applica, nuovo, segniamo questo, inclina. Set, da qua a qua, nuovo, spostiamoci un pochettino, penultimo,
inclina, 7, no, qua, acqua, apri, nuovo, scegliamo l'ultimo e inclina, 7, da qua, applica e chiudi. Perfetto. Se adesso andiamo a vedere la nostra vista 3D, otteniamo questo risultato. E siamo vicini più o meno già alla conclusione di quello che dobbiamo fare. Bene, cosa possiamo fare adesso? Possiamo, intanto ci creiamo un altro livello, quindi un altro livello di vettori, lo chiamiamo contorno. Spegniamo, pardon, non volevo spegnere, e andiamo a farci. Andiamo a selezionare sul primo livello tutti i nostri esagoni tranne i 3D che abbiamo creato. Quindi CTRL-C, spegniamo il primo livello, azioniamo il secondo e lo evidenziamo, CTRL-V. E poi andiamo a unirli in un'unica geometria. Ovviamente qualche errorino può saltare fuori perché la sovrapposizione dei poligoni può dare qualche errorino, non c'è problema. Selezioniamo il vettore, andiamo nel modifica nodi e andiamo a cancellare quei vettori che non ci interessa tenere, tipo questo e questo. Come sto facendo a cancellare, ci vado semplicemente sopra e quando si trasforma nel mirino, il tasto D della tastiera mi permette di cancellare il vettore. A questo punto io ho questo vettore che mi sarà utile per selezionare e unire i vari elementi tra di loro. Ok, quindi livelli, li accendiamo tutti e due e facciamo anche un'altra cosa molto utile. Qua, come vedete, Aspire consente di tenere tutti gli elementi che abbiamo ottenuto e creato come elementi singoli. Noi adesso li vogliamo unire, quindi scelgo tutti i livelli 3D che abbiamo creato. Tasto destro, unisci, e l'unisci in realtà è un raggruppamento, cioè è unito ma sono ancora singoli all'interno del raggruppamento. A questo punto è un mio modo di fare, che però mi consente anche di tornare indietro dopo decisioni sbagliate. Faccio tasto destro, duplica, in modo da avere due componenti uguali, uno sovrapposto all'altro. Uno lo cancello perché sarà quello che tengo come elemento originale intoccabile, e questo qua. Il secondo che è duplicato ma che è ancora un raggruppamento di livelli uniti tra di loro, faccio tasto destro, proprietà e nella proprietà del componente raggruppato gli dico di fonderli tutti quanti in un unico elemento 3D. Quindi in questo momento non sarà più sei elementi raggruppati tra di loro ma è un unico elemento. Può succedere in alcuni casi che quando si va a lavorare con vettori molto vicini che si sovrappongono, potrebbe rimanere una crestina dove in realtà si vede il fondo del piano. Un metodo per risolvere questo problema è dare un offset al modello, che non è una scala su z, è un offset delle quote z, quindi e può essere anche molto piccolo, magari 0,2 mm. Facciamo l'anteprima e va a riempire quelle che sono state magari delle piccole creste che si possono essere create. Ok. Questo quindi sarà il nostro modello che utilizzeremo per creare il pannello. Ora, come facciamo a duplicare questo? Ci possono essere diversi modi. Partiamo però da quello manuale, perché è utile anche fare il lavoro sporco manualmente. Quindi possiamo scegliere il nostro vettore esterno, il nostro 3D unito, facciamo CTRL-C, poi ci apriamo un altro Aspire. Facciamo un elemento decisamente più grande, 1000x1000. Ok, vediamo di incollare il nostro elemento. Anche in questo caso perché ho creato un vettore esterno? Perché mi aiuta per allineare i vari elementi tra di loro, ovvero abbiamo appena importato questo, facciamo ancora CTRL-C e CTRL-V, stiamo quindi duplicando sia il 3D che il 2D. Quindi io sto duplicando sia il vettore esterno che ho creato che l'unione dei vari esagoni e a questo punto comodamente posso prendere l'angolo del vettore e andarlo a allineare con l'angolo del vettore dell'altro componente e così via, ancora CTRL-C e CTRL-V, creando il pattern che ci piace. Non necessariamente deve essere
tutto il piano, magari possiamo creare anche una struttura tipo questa, un po' angolata così, che potrebbe andare anche a fare un angolino di una composizione più grande. Andiamo a vedere come si presenta in 3D. Ed è esattamente l'effetto che volevo ottenere. Quindi sono piani che partono da basso, arrivano in alto e quando si vanno ad unire tra di loro fanno anche questo gradino che è esteticamente molto piacevole da vedere. Ho già fatto questa realizzazione sia su marmo che su botticino, vi posso garantire che è molto molto bello. A questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è stabilire se questo è il nostro elemento finale. Possiamo chiudere qua la cosa, altrimenti fare un contorno, dopodiché ricordate sempre che adesso noi qua stiamo lavorando sopra il livello della superficie del marmo, quindi dovrà essere tutto abbassato e questo lo si può fare eventualmente tracciando un rettangolo intorno nella maniera più grezza possibile ovviamente, un rettangolo intorno a questo, vedere qual era l'altezza del nostro modulo. Il nostro modulo è alto, in questo caso 9 mm. Ok, dobbiamo andare a far sprofondare tutto questo, tutti e tre i quattro moduli di più di 9 mm 2, quindi 9 mm e mezzo per dire. Quindi torniamo in 2D, andiamo qua, creiamo un piano, facciamo 9.5, sottrai. Applica, quindi in questo caso saremo andati sotto il piano 0. Per vedere il piano 0 in Spell bisogna premere questo, aggiungi un piano, un componente piano con altezza 0. Vedete che siamo sotto. Da questo la normale lavorazione 3D per poter poi finire e andare a incidere il nostro elemento. Ricordate, possiamo partire dalla geometria più semplice possibile per ottenere quelli che sono risultati alla fine veramente spettacolari.